Quindi io procedo immediatamente a dare la parola a uno dei nostri padroni di casa, cioè il dottor Idimo Corte, che parla a nome dell'Associazione Culturale Giorgio Asproni di Cagliari. Prego. Ringrazio e porgo un benvenuto e un saluto a tutti i presenti. Particolarmente mi rivolgo anche ai relatori che hanno accettato il nostro invito per prendere parte a questo incontro. Mi associo anche per quanto riguarda i ringraziamenti alla Presidente della Provincia che ci ha appunto concesso questa prestigiosa sala per l'incontro di stasera. Diversamente dal nostro solito, oggi non parleremo nel dettaglio della figura di Giorgio Asproni, ma parleremo più in generale del Risorgimento. E abbiamo ritenuto che con l'avvicinarsi della ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che come sapete ricorrerà il prossimo anno, che fosse utile ridefinire i contorni di questo periodo storico in modo documentato e con la partecipazione di storici qualificati. Il Risorgimento è stato per lungo tempo un argomento poco dibattuto. Generalmente i mass media, se proprio dovevano occuparsi di storia contemporanea, preferivano parlare della Resistenza o delle dittature. E questo perché il Risorgimento, a vedere bene le cose, non si presta ad essere trattato dal punto di vista mediatico, in quanto è un argomento specialistico, la cui trattazione comporta un certo grado di conoscenza dei fatti storici. Oggi, invece, il Risorgimento viene adattato alla comunicazione mediatica, facendo sì che spesso se ne possa fare anche una manipolazione. E questo accade quando del Risorgimento ci si limita ad osservare soltanto alcuni aspetti, quali per esempio il conflitto tra Stato e Chiesa, magari citando l'anticlericalismo senza approfondirne le ragioni, oppure parlando di questioni meridionali o di federalismo, senza contestualizzare questi argomenti. Questo modo di fare la storia ha creato il cosiddetto revisionismo del Risorgimento, un processo attraverso il quale la storia viene piegata a giustificare e sostenere interpretazioni diverse, spesso non documentate. Il revisionismo viene citato e studiato in entrambi i libri che verranno oggi presentati. Fulvio Conti, nell'introduzione del suo libro, ne analizza i processi che l'hanno determinato, mentre in Garibaldi, Mille volte, mille vite, al fenomeno viene dedicato un intero saggio dal titolo L'immagine di Garibaldi nel revisionismo padano. È indubbio che il revisionismo del Risorgimento abbia una matrice politica e si regga unicamente sulla volontà di chi vuole, in modo strumentale, fare un uso distorto della storia. Infatti, non appaiono nel revisionismo nuovi indirizzi storiografici e nuove metodologie, né vengono citate nuove fonti. A sostegno di quanto appena detto, vorrei dare lettura di poche righe di un saggio scritto da Stefano Pivatto su un suo libro intitolato Vuoti di memoria. Ecco, Stefano Pivatto, voi tutti sapete, è un storico, insegna storia contemporanea presso l'Università Carlo Bo di Urbino, ed egli dice, leggo testuale: la Lega è stata senza dubbio il movimento che più di ogni altro ha, sul piano di una divulgazione spesso rozza e schematica, contribuito non solo a rovesciare consolidati parametri della nostra storia nazionale, ma, attraverso una critica al Risorgimento, ha in certo qual modo completato quell'opera di demolizione, rivalutazione, che ha visto operare un processo di svalutazione della Resistenza e della Prima Repubblica da una parte e dall'altra di parziale rivalutazione del fascismo.
Con il risorgimento il quadro si fa completo, anzi con l'antirisorgimentalismo della Lega siamo all'origine della riscrittura della storia dell'Italia contemporanea. Sempre Stefano Pivatto accomuna l'antirisorgimentalismo ai vari revisionismi finalizzati ad uso politico della storia. Spesso, con il tono della novità, su saggi o articoli di giornale, vengono presentate delle scoperte storiografiche che in realtà non lo sono, sia perché non supportate da documenti, oppure perché si tratta di eventi in gran parte già presentati, discussi in sede storiografica. Così il Risorgimento viene dipinto come un affare colossale, all'interno del quale personaggi come Garibaldi, Cavour, Mazzini furono personaggi loschi e profittatori. Il personaggio preferito da bersagliare è sicuramente Giuseppe Garibaldi, perché è maggiore interprete del laicismo risorgimentale. Giuseppe Garibaldi rappresenta il modello dell'anticlericalismo che ha ridotto il potere temporale della Chiesa e scristianizzato l'Italia. La Chiesa cattolica è in effetti ritenuta la vittima principale del Risorgimento. E agli esordi dell'Unità d'Italia che bisogna ricercare l'incipit di fenomeni come Tangentopoli e della corruzione dello Stato. Di fronte a queste semplificazioni e a queste falsificazioni non si può e non si deve rimanere indifferenti ed inoltre bisogna chiedersi quali siano gli effetti di questo uso distorto della storia. È evidente l'intento di orientare l'opinione pubblica non solo contro le idealità del Risorgimento, ma anche contro chi queste idealità le sostiene. Nell'affrontare l'argomento del revisionismo non possiamo prescindere da alcune considerazioni di carattere generale riguardanti l'uso pubblico della storia. L'uso pubblico della storia non è un fenomeno di questi giorni. Si può dire che esso sia nato con la nascita della storia come attività conoscitiva. In questi ultimi anni, tuttavia, ne osserviamo una intensificazione, cui hanno concorso diversi fattori, non ultimi, la grande svolta della storia contemporanea, avviata con il crollo del comunismo, e la perdita di peso e credibilità scientifica della storiografia, verificatasi a causa delle circostanze degli ultimi 20 anni. Lo storico Nicola Galledano, che prima di approdare all'Università di Siena come docente di storia contemporanea, insegnò anche all'Università di Sassari, nell'affrontare questo problema con una visione più aperta e tollerante rispetto a quella di altri storici, sosteneva che vi sono molti usi pubblici della storia che sono di fatto ineliminabili, giacché coinvolgono tutte le agenzie culturali che operano nella società attuale, dai musei, alla scuola, ai media, agli stessi storici quando si propongono attraverso i media di fare opera di divulgazione. Dunque è impossibile per lo studioso evitare che la storia esca dalle sedi deputate alla ricerca ed anzi può essere salutare un allargamento del dibattito interpretativo quando esso coinvolga ampi strati della popolazione, producendo una democratizzazione della conoscenza storica e uno stimolo per lo stesso storico ad interrogarsi in modo nuovo sul passato e sul presente. Semmai è necessario vigilare di volta in volta sugli obiettivi dell'operazione. L'uso pubblico della storia, veramente pericoloso, è infatti quello che non si interroga sugli eventi per proporre nuove chiavi di lettura che consentono di interpretare il presente, ma quello che stabilisce analogie fuorvianti e che appiattisce sull'oggi la profondità e la complessità del passato. Siamo consapevoli del fatto che anche la nostra associazione è a sua volta un'agenzia di cultura. Ci siamo chiesti allora quale poteva essere il nostro ruolo nei confronti di questo problema in generale e più nello specifico nei confronti del revisionismo e del Risorgimento, periodo storico del quale ci interessiamo nei nostri studi e nelle nostre conferenze. Abbiamo ritenuto che il nostro compito
potesse essere quello, innanzitutto, di far conoscere l'esistenza di questo problema ed in secondo luogo di contribuire a far conoscere la storia in modo documentato, dove la conoscenza dei documenti rappresenta uno strumento per porsi in modo critico nei confronti dell'uso strumentale della storia e per interrogarsi sulle modalità e gli obiettivi di questo fenomeno. Avviandomi alla conclusione, vorrei dire che il Risorgimento ci pone quindi davanti ad un interrogativo serio. Questo periodo storico era oramai rimosso dalla memoria culturale dell'opinione pubblica e da tempo era relegato nell'ambito degli specialisti studiosi di queste tematiche. È diventato di interesse più allargato quando l'argomento è stato manipolato per secondi fini. È difficile prevedere che cosa accadrà in futuro, ma il destino del Risorgimento è legato più in generale al destino della cultura e della valorizzazione della storia nel nostro Paese. Se saremo capaci di garantire la promozione della cultura e se saremo capaci di promuovere lo studio della storia con metodo rigorosamente scientifico, riuscendo ad arginare questo ripiegamento della storia per secondi fini, potremo affrontare il nostro futuro fiduciosi di percorrere un cammino verso il progresso. Diversamente, il destino potrà essere quello di regredire verso una strumentalizzazione della storia, il cui utilizzo distorto ci ha già dato esempi nefasti nel corso della storia del nostro Paese. La ricorrenza del 2011, 150° anniversario dell'Unità d'Italia, da questo punto di vista rappresenta una grande opportunità. Spetta alle istituzioni preposte il compito di promuovere le celebrazioni comprendendo l'importanza di questo momento, sia per riaffermare le verità storiche, ma anche per svegliare il senso del patriottismo, forse un po' assopito nel nostro Paese, e per ristabilire i valori fondanti della nostra nazione. Io avrei concluso e restituisco la parola al moderatore. Grazie.